Il PIL non fa la felicità, il fondatore del movimento lo ripete dopo aver incontrato l'ex presidente dell'Uruguay Mujica. La formula più prodotto interno lordo, più crescita, più benessere per tutti, dice ancora una volta Beppe Grillo, si è rivelato un errore. I 5 Stelle al governo però devono comunque far quadrare i conti e alla vigilia di scelte fondamentali di politica economica il messaggio arrivato da Fitch non viene letto negativamente. Ora però Bruxelles deve concedere più margini per la crescita. L'agenzia Fitch ha lasciato invariato il nostro rating, sintomo che i fondamentali del nostro paese sono buoni. La nostra manovra ridarà più certezze ai mercati. Noi vogliamo aumentare l'occupazione, ma per farlo dobbiamo rivedere quei parametri che vincolano la nostra crescita. L'Europa deve starci ad ascoltare, come ha fatto in passato con gli altri paesi europei. Gli investimenti vanno esclusi dal calcolo del deficit, su questo nella maggioranza c'è pieno accordo. Il tetto del 3% non è un tabù. Secondo il leghista Giorgetti, se serve per mettere in sicurezza il paese, si può sforare. L'obiettivo prioritario del Carroccio resta il taglio delle tasse. Salvini cita Trump e la crescita dell'economia USA. Con la tassa unica anche in Italia faremo ripartire produzione, lavoro e consumi. Il leader, in attesa del tribunale del riesame sul sequestro dei fondi del partito, punta ad attrarre altri consensi nel centrodestra. Non a caso le valutazioni di Forza Italia, dove si teme di restare schiacciati dall'onda leghista, sono severe. Preoccupa il giudizio di Fitch, dice Gelmini, capogruppo alla Camera. Le tasche degli italiani non sono protette.